Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, direi che siamo pronti per cominciare la diretta di questo webinar, di questo seminario virtuale. Allora, prima di entrare veramente nel merito e passare la parola ai relatori e alle relatrici che oggi insomma, ascolteremo, vorremmo dire giusto un paio di parole sul perché un po' di questo webinar, di questa scelta. Insomma, come qualcuno diceva ancora a settembre durante il Venice Climate Camp, quello era un buon momento per essere un attivista climatico. Insomma, l'allargamento del discorso e della partecipazione, soprattutto nelle piazze, faceva intravedere, no, quel potenziale rivoluzionario sicuramente promettente. Qui a Venezia, i primi di aprile, avremmo dovuto ospitare un climate meeting e l'obiettivo era quello di costruire uno spazio di pratiche radicali su larga scala che coinvolgesse veramente tutti e tutte. E invece, insomma, i piani di tutte e tutte noi sono stati interrotti, sono stati sospesi da una pandemia che, per quanto prevedibile, è comunque risultata in qualche modo inaspettata. Naturalmente, ecco, abbandonare il discorso sulla giustizia climatica non può essere un'opzione, non è un'opzione, non solo perché, come avremo sicuramente modo di vedere durante il seminario, l'epidemia di coronavirus è intrinsecamente legata al sistema estrattivista che alimenta la crisi climatica, ma soprattutto perché quello che stiamo vivendo incide, sicuramente modifica e sicuramente deve aggiornare la grammatica e l'orizzonte entro cui conduciamo, no, le nostre battaglie per la giustizia climatica. In questo momento siamo proprio alle porte, siamo all'inizio, no, della cosiddetta fase 2, ecco. Io personalmente al particolarismo delle fasi preferisco l'articolazione in un prima e in un dopo. Il dopo in questo caso ci consente molto meglio, no, di ragionare senza i vincoli, anche banalmente quelli temporali, sulla fase che stiamo attraversando. Ci permette indubbiamente di ragionare collettivamente sui nostri nuovi obiettivi. Il mondo evidentemente si è fermato, le conseguenze saranno inevitabilmente enormi e in parte catastrofiche, ma noi come vogliamo, come ricostruiamo le nostre comunità? In queste settimane, in questi mesi ormai abbiamo, immagino tutti e tutte, letto sulle bacheche che non vogliamo tornare alla normalità perché era la normalità il problema. Ecco, se non proviamo proprio adesso, proprio ora, a seminare questo orizzonte rivoluzionario che evitiamo ormai da anni, se non proviamo proprio adesso a costruire a partire da noi proprio l'alternativa che vogliamo praticare, io credo che perdiamo un'occasione unica. Insomma, la quarantena, l'isolamento, la pandemia, banalmente, hanno veramente spalancato, no, una sorta di vaso di Pandora. Le contraddizioni del capitalismo sono esplose evidentemente con maggior forza, con maggiore evidenza, ma io credo che quello che importa realmente in questa sede è che siano diventate ancora più chiare le interrelazioni, no, tra crisi che alle volte vengono ascritte ad una singola specificità. In questa fase, in queste settimane, veramente diritto alla salute, reddito, giustizia climatica, sono battaglie che troppo spesso, forse immaginiamo parallele, si schierano invece con molta più facilità e molta più spontaneità anche i nostri occhi in un orizzonte comune di risposta appunto alla crisi sistemica. Io credo che il nostro compito in questa sede sia quello di tradurre quella sovrapposizione oggettiva in una convergenza soggettiva. Io adesso lascio la parola a Sofia, che è qui a Venezia insieme a me, e appunto tra poco inizieremo ad entrare veramente nel merito di questo webinar. Insomma, buon ascolto, buona interazione a tutti e tutte. Ciao, buon pomeriggio a tutte e tutti. Riparto proprio dalle ultime parole di Anna Clara per poi darvi alla fine delle specifiche tecniche. Possiamo dire che le rivendicazioni e le lotte riguardanti la giustizia climatica oggi più che mai hanno l'occasione di convergere con quelle riguardanti la giustizia sociale.
Basti pensare, e lo prendo solo come esempio, al fronte analitico e pratico che si è aperto nell'ultimo mese e che si sta aprendo rispetto al reddito e a come questo possa essere profondamente legato e di conseguenza in prospettiva si fo possa fondere con le teorizzazioni rispetto alla riconversione del lavoro e alle rivendicazioni legate al diritto ad un reddito climatico. Ci tengo a sottolineare che la costruzione del webinar, che a brevissimo e finalmente andremo a seguire tutte e tutti insieme, è stata una costruzione collettiva ed allargata. Questo elemento non può e non deve essere una mera questione formale, ma anzi strumento di sperimentazione e campo aperto verso la creazione di un orizzonte collettivo, un orizzonte largo, che possa diventare spazio politico per la battaglia climatica e sociale. Per far ciò non possiamo non tenere a mente una domanda che per noi fa da sfondo a tutto il webinar. Qual è il futuro dei movimenti climatici dentro ed oltre la pandemia? Questo webinar non ha appunto un mero scopo analitico e teorico, ma deve servirci come spazio di discussione e di analisi transitoria che ci traghetti e proietti, adeguando e accrescendo la nostra narrazione e il nostro immaginario verso gli appuntamenti di settembre, il Venice Climate Meeting, quindi, che si terrà per noi a settembre a Venezia in concomitanza del Venice Climate Camp. Questo momento sarà un momento centrale, appunto, per aprire un percorso di sperimentazione collettiva che riesca a rompere i recinti di normalizzazioni di pratiche e schemi prestabiliti a cui tutte e tutti noi siamo ormai abituati e abituati, che riesca in un certo senso, con dinamiche inedite, a creare un nuovo immaginario sul fronte della battaglia climatica. Crediamo fermamente che quello di oggi, quindi questo webinar, possa essere uno degli spazi per affermare la necessità, fuori ovviamente dalla retorica mainstream che abbiamo visto negli ultimi mesi, per cui l'emergenza medico-sanitaria possa essere ancora motivo per mettere da parte e declassare quella climatica e sociale, di ritornare nelle strade e nelle piazze con i nostri corpi, costruendo insieme quella prospettiva rivoluzionaria, sì, di un cambiamento radicale del sistema. Ora passo velocemente ad alcune chiuse questioni tecniche. Come vedete dal programma, qui al lato, penso alla mia destra, immagino, alla vostra destra, scusatemi, abbiamo tre blocchi di approfondimento e di discussione oggi. Alla fine di ogni blocco ci sarà la possibilità di porre delle domande. Come si pongono queste domande? Le domande devono arrivare per scritto e via messaggio, quindi via chat, alla diretta Facebook, alla pagina del Venice Climate Camp, quindi non come commento alla diretta Facebook, ci tengo a specificarlo, ma all'interno della chat, prima della fine di ogni blocco. Alla fine di ogni blocco le domande che saranno arrivate, se ce ne saranno, verranno poste da me e da Anna Clara ai relatori. Alla fine del terzo blocco, invece, ci sarà la possibilità di fare interventi liberi, ovviamente contingentati rispetto al tempo rimasto, che avremo. Per prenotarsi ad intervenire alla fine, la metodologia è la stessa, quindi si invia un messaggio entro la fine del terzo blocco, anzi preferiremmo anche un po' prima così ci organizziamo, alla pagina del Venice Climate Camp via chat e vi verrà mandato un link per poter intervenire nel caso ovviamente ce ne fosse la possibilità in termini di tempo. Io ora vi ringrazio, ovviamente poi tutte le cose che vi ho detto sono scritte anche nei vari pad che vedete intorno alla persona che parla. Io vi ringrazio a tutte e tutti, vi auguro un buon webinar e lascio la parola a Maura e Salvo che modereranno il primo blocco. Grazie.